Per quanto riguarda, così penso che chiudiamo l'argomento ATA, poi dovremmo parlare dell'Amino. Se devo parlare di piano industriale, bisogna portare a conoscenza sicuramente a tutti che l'unico piano industriale che è stato effettuato in ATA lo abbiamo fatto nel 2006, dove abbiamo fatto un vero piano industriale, dove abbiamo portato i lavoratori da 29 ore, lavoravano a settimana a 37 ore, dove furono acquistati 41 mezzi, ma soprattutto dove noi abbiamo coinvolto le organizzazioni sindacali giorno dopo giorno, senza avviare conflitti, dove abbiamo aumentato la produttività, dove abbiamo abbattuto costi, dove abbiamo organizzato l'azienda, acquistammo 41 autobus. Quindi bisogna partire da queste considerazioni. Un'azienda si gestisce, come diceva prima Augusto, con delle idee, bisogna sapere quello che si vuol fare. E non bisogna spostare adesso l'attenzione, pare che la colpa di questa difficoltà di questa azienda è stata addebitata e addebitata ai lavoratori. Noi abbiamo avuto un dialogo costante con i sindacati, non abbiamo preso un'ora di sciopero. Perché in quel momento noi abbiamo fatto gli amministratori. Parlo perché ho fatto l'amministratore dell'ATA, però parlo come rappresentante di una forza politica, ma soprattutto come cittadino. Io sono molto preoccupato. In definitiva, oggi l'azienda vive una grande difficoltà. Sapete che in piano di ristrutturazione del debito c'erano delle garanzie per quanto riguarda la sosta. Hanno dato come garanzia alle banche l'incasso dei parcheggi, e l'unico incasso certo l'hanno messo a gara. Ci sono delle difficoltà, oramai abbiamo conosciuto bene come ragiona questa azienda. Tutto quello che proviene dal passato, loro lo realizzano, è merito loro. Tutte le scelte difficili che non riescono a fare è colpa della vecchia amministrazione. Questo gioco oramai l'abbiamo imparato, l'abbiamo conosciuto. Difatti noi la prossima settimana faremo una manifestazione come Partito Democratico con i presenti, perché vogliamo spiegare bene alla cittadinanza cosa sta facendo questa amministrazione, al di là delle cose belle che abbiamo visto nel periodo natalizio, di questi momenti di gioia. Tutte le emergenze ancora non riesce a dare una risposta, ma questa è una grande emergenza. Fare politica significa interessarsi della vita delle persone, ma in questo caso sembra che rovina la vita delle persone, perché noi stanno facendo di tutto questa amministrazione, pare che noi, Partito Democratico, i consiglieri, il capogruppo di Padre Rosa, siamo contro questi 18 lavoratori. E io porto degli esempi pratici. Come diceva Augusto, l'ingresso di questi 18 lavoratori nell'azienda ha un costo di 300.000 euro. Loro ritengono che spostando gli autisti, che sono solo 7, verso i pulitori, verso gli autisti, abbattono lo straordinario. Lo straordinario in ATAP è costante, perché il tipo di servizio che si gestisce, il 60% dello straordinario viene fatto dagli autisti, il 40% dalle officine. Non a caso. Loro dicono che i lavoratori oggi non fanno uscire i mezzi perché non fanno straordinario. E che significa? Che già di base devi fare uno straordinario, perché l'azienda, le persone che arriveranno non hanno una specializzazione, non sono meccanici, quindi già tu di fatto hai uno straordinario di base che c'è, poi vai ad aggiungere un'altra somma di 300.000 euro, significa mandare in difficoltà un'azienda. Noi non siamo contro nessuno. Noi diciamo che questi lavoratori devono essere assunti dall'APCOA perché ha partecipato a un bando, e le regole di quel bando dovevano essere assunti 90 persone. Allora, il tema è uno solo. Innanzitutto noi dobbiamo abbassare i conflitti e condividere. Noi come partito di opposizione, con i consiglieri, ritengo che su questa vicenda dobbiamo impegnarci al massimo, perché significa scaricare sulla collettività dei costi che questa città, che vive già un grande disagio, vive già una grande difficoltà. Non è possibile mettere
altro, come posso dire, altre situazioni negative. Questa è una società che aumenta le perdite, questa è una società che aumenta i debiti, questa è una società che ritengo deve ristrutturare il debito. Poi possiamo dire che tutto va bene, invece noi parliamo di cose concrete. Di cose concrete, e devono smettere di addebitare le colpe alla vecchia amministrazione. Voglio ricordare che quando nel 2004-2005 si insediò il centro-sinistra, queste aziende avevano il capitale sociale distrutto perché l'avevano impiegato con la Federico II, dove avevano bruciato, e quindi gli amministratori sono andati, cioè hanno gestito una fase difficile per rimettere in piedi un'azienda. Erano 350 dipendenti, adesso ne sono, non so, 250, quindi hanno fatto tutto quello che era possibile, lavorare di più, produrre di più, e abbiamo tolto benefici, sprechi, abbiamo abbandonato tutto il superfluo. Quindi dire che condivido le preoccupazioni dei consiglieri comunali, di Augusto, del capogruppo, di Pasquale Russo, siamo davvero preoccupati. Ma non lo diciamo solo come partito di opposizione, come un cittadino di Foggia. Io non voglio rubare altro tempo, poi se ci sono altre domande, però meglio avere le idee chiare su questi argomenti.